Soddisfatta? Beh. Benvenuti nel wrap-up e TBR del mese rispettivamente di gennaio e di febbraio. Partiamo subito perché già ieri con quello dei film vi ho tediato tantissimo. Spero che non sia stato troppo lungo come video e che comunque almeno una parte siate riusciti a vederla e a goderne. Partiamo appunto con il wrap-up delle mie letture di gennaio. Se vi ricordate, avevo veramente una montagna di libri che volevo leggere, di libri tra l'altro brevi. Per un motivo o per l'altro, gennaio è stato un mese un po' difficoltoso a livello emotivo e psicologico. Non ho avuto particolare voglia più che altro di mettermici con le letture, però tutto sommato posso ritenermi abbastanza soddisfatta in quanto ho superato la metà dei libri che avevo intenzione di leggere e ho comunque realizzato alcuni progetti di lettura che avevo, quindi boh, vi avevo detto che avevo in lettura Il diavolo veste Prada di Lauren Weisberger, che avevo iniziato appunto a fine dicembre e che ho concluso i primi di gennaio. Una lettura molto leggera, molto carina, godibile, scorrevole, tutto quello che volete. Come vi avevo detto, io avevo visto il film e ho sempre adorato il film. Il libro rispetto al film l'ho trovato piuttosto superficiale. Nel film comunque vai ad analizzare anche la psicologia dietro i personaggi, molto interessante soprattutto per quanto riguarda Andrea e Miranda. Invece nel libro, in particolare Andrea, sembra veramente una ragazzina superficiale, senza obiettivi nella vita. Non lo so, non mi ha appassionato molto come protagonista. La struttura dei personaggi è abbastanza, ripeto, superficiale. Le dinamiche carine, nel senso che se non conosci bene le dinamiche del mondo della moda, è anche abbastanza istruttivo in quel senso. Per il resto, boh, io gli ho dato 4 stelline perché comunque come lettura è stata piacevole, but not my favorite of this month. Non l'ho con me perché è immerso negli oli, appunto, il manualetto dell'aromaterapia, ma più che una lettura appunto consecutiva, ecco, lo sto consultando all'occorrenza, quindi nel momento in cui uso un olio essenziale vado a consultare questo pratico manualetto e vado a vedere quali sono gli oli da utilizzare nel mio diffusore. Lo consulto, quindi lo considero letto. Il secondo romanzo che ho letto è decisamente più breve del precedente, Il viaggio con lo zar di Pier Domenico Baccalario, nonché primo libro che ho letto per il ciclo per un autore che uscirà dedicato a quest'autore. Ve l'ho detto il mese scorso, questo mi ispirava perché è tutto ambientato in Russia. In effetti la storia è ambientata in Russia principalmente nel periodo pre o durante la rivoluzione del 1918, che è un periodo che mi affascina, della Russia, ma in generale della storia mondiale. Mi è piaciuto molto il crossover, diciamo, con questo periodo storico e è molto interessante vedere la dinamica dei due protagonisti che sono così lontani a livello sociale, perché uno dei due protagonisti è lo zar Nicola e l'altro invece è un semplice ragazzo di campagna che fa l'apprendista di un ex colonnello, insomma, se non mi ricordo male. Il ragazzo deve accompagnare lo zar in un viaggio molto tortuoso, avventuroso e pericoloso attraverso la steppa e comunque territori, insomma, inesplorati, pericolosi. Con questo viaggio si definirà una vera e propria amicizia. Amicizia che però non basterà sul finire del romanzo. La fine di questo romanzo ti sciocca letteralmente perché prende una piega giusta da un lato, dall'altro scioccante perché comunque tu hai visto questo evolversi della loro amicizia e ti chiedi perché succedano determinate cose. Molto carino comunque, gli ho dato 3 stelle su Goodreads. Ho delle aspettative abbastanza altine verso quest'autore perché ho trovato questo stile molto scorrevole, interessante, non scade troppo nel fantasy e questa è una cosa molto positiva per i miei gusti personali. Poi leggerò comunque altri romanzi che hanno tematiche molto diverse, quindi vedremo se Pier Domenico Baccalario riesce ad estreggiarsi anche con dinamiche differenti da questa. Ho letto in praticamente meno di un'ora I Decaduti di Giuseppe Aletti. Ho fatto un post recentemente su Instagram su questo volumetto e vi ho raccontato che questo era un omaggio che mi era arrivato dalla Aletti, appunto, insieme a una proposta di pubblicazione a pagamento del mio primo romanzo. All'epoca già io vedendo chi era l'autore di questa raccolta di poesie, quindi Giuseppe Aletti, ho pensato a una promozione autocelebrativa. Boh, allora,
me, nel senso che io sono un po' una capra per certi versi per quanto riguarda la poesia, mi piace molto leggerla, analizzarla, godere delle emozioni che mi suscita, però non sono un'esperta, cioè non ho mai studiato, ecco, la poesia e la retorica della poesia. Ci sono dei branetti comunque molto introspettivi e molto belli che ti passano comunque delle riflessioni che ti fanno ragionare, degli altri che sembra che Giuseppe Aletti abbia preso una manciata di parole dal dizionario e le abbia buttate su carta così a caso. Ma ripeto, alti e bassi. Però diciamo che la cosa principale che vi devo dire su questo volume è che io mi sono approcciata in maniera, appunto, nel mood sbagliato, ecco, perché già da principio l'ho vista come una cosa autocelebrativa e quindi dal valore opinabile, ecco, come opera. Gli ho dato 2 stelline appunto perché erano più le poesie incomprensibili di quelle comprensibili e riflessive. Terzo romanzo letto questo mese è uno dei romanzi che ha ottenuto più stelline, perché ha ottenuto 5 stelline, è un classicone, La fattoria degli animali di George Orwell. Un classicone bellissimo. Tra l'altro ve l'avevo già detto, ho voluto leggerlo perché mi sto appassionando al mondo della distopia, perché non dare una possibilità a questo autore che è uno dei grandi maestri di questo genere. La fattoria degli animali, penso che la conosciate perché se non ve l'hanno fatta leggere a scuola magari vi ha attratto come lettura di piacere, ecco. È in pratica una metafora, una grandissima metafora di una società costruita dagli animali. Ogni animale è divertente associarlo ad un modello umano, fin da subito ti diverti a fare questa cosa e sai già dov'è che vuole andare a parare questo libro. Alla fine rimani terrorizzato, scioccato, ci sono dei momenti veramente agghiaccianti. Soprattutto perché entri in questo meccanismo nel quale non pensi più agli animali in quanto tali, ma agli animali come metafora dell'essere umano. Quindi questa cosa l'ho trovata veramente geniale e penso che questo sarà uno dei libri che porterò nelle books review. C'è da parlarne tanto di questo libro. Mi sono dedicata dopo questo romanzo a un saggio, La tecnica dell'immaginario, saggi sull'artista e l'arte dello scrivere di William Carlos Williams. Mi sono approcciata a questo volumetto principalmente perché vorrei riprendere a scrivere in maniera regolare, quindi dandomi delle tempistiche, però ho sempre questo problema del blocco dello scrittore che ultimamente mi affligge fin troppo e soprattutto sapete che sto lavorando a una raccolta di poesie, quindi mi interessava comunque capire questa cosa. È stato molto utile ed ispirazione, per quanto un po' vecchiotto e un po' pesantino per certi versi, soprattutto per i riferimenti alle varie opere che vengono fatti. Non conoscendo tutte le opere, comunque facevo un po' fatica a volte a entrare bene nell'ottica, però ti fa ragionare molto in chiave metaforica sul ruolo del poeta nella società, sulla sua utilità nei confronti dell'essere umano. Chi è in quanto essere umano il poeta? È molto carino, soprattutto per chi scrive, può essere un saggio molto utile. Per quanto vecchio l'ho trovato piuttosto scorrevole, certo è un saggio, non è un romanzo, non è narrativa, quindi non aspettatevi una storia con un capo e una coda, si va a capitoli, è tutto strutturato come se fosse un dialogo con un amico, comprensibile ma ti devi concentrare parecchio. Gli ho dato 3 stelline per l'utilità principalmente, le 2 stelline mancanti non gliele ho date perché sotto certi aspetti l'ho trovato un po' pesantino. Il romanzo successivo che ho letto è stato una delusione totale, Nate per danzare di Luisa Pennuto. Questo è un libro che ho ereditato da mia mamma, che lei stessa mi ha dato perché appunto sapeva che poteva interessarmi. In realtà mi ha deluso abbastanza perché, a parte il fatto che è un romanzo per bambini addirittura, neanche ragazzi, proprio bambini o comunque bambini grandi, ecco, che già dalla copertina, dal titolo e via dicendo tu intuisci che abbia la danza come tema centrale, cosa che mi ha attratto molto nel momento in cui ho voluto leggerlo. Il problema è che se nei primi capitoli la danza ha effettivamente un ruolo centrale e sembra che la storia verta sulla carriera danzereccia delle due protagoniste, che sono due gemelle di 13 anni, in chiave molto interessante, ti fa vedere quali sono i percorsi che portano una ragazzina di quell'età a diventare una professionista nel mondo della danza, in realtà poi scade in una specie di giallo misterioso, anche abbastanza prevedibile, che rende come personaggi centrali dei personaggi che con la danza non c'entrano assolutamente niente. Oltre a questo, anche lo stile l'ho trovato molto puerile, ma questo per l'età a cui è rivolto probabilmente, e i personaggi non sono molto ben caratterizzati secondo me, perché già, vabbè, all'inizio c'è un bel quadro nel quale vengono caratterizzati
caratterizzati i caratteri delle due gemelle, e anche quello comunque mi stava attraendo per quanto riguardava la trama in generale della storia, perché due gemelle completamente diverse caratterialmente, una sembra che voglia smettere, l'altra sembra che voglia proseguire nel mondo della danza. Poi conosci tutta la famiglia, conosci gli amici e via dicendo di queste due protagoniste, e diventano questi i personaggi centrali. Non si capisce niente, ci sono accenni a sottotrame, ma nulla viene sviluppato in maniera completa, e tutte queste motivazioni mi hanno portato a dargli solo 2 stelle su Goodreads. Mi dispiace, perché forse era il periodo giusto per leggere una storia che avesse come tema centrale la danza, ma questo è stato proprio il libro sbagliato. Ultimo romanzo che ho concluso questo mese, Nodi al pettine di Mary Aud Morell. Di questa autrice avevo già letto Mio fratello Simple, tra l'altro forse esattamente 2 anni fa. Mi è piaciuto tantissimo, da subito ho percepito uno stile molto scorrevole ma anche molto riflessivo e introspettivo nei confronti di ogni personaggio. Qua, a differenza del precedente, i personaggi sono singolarmente caratterizzati benissimo, in particolare il protagonista, ma anche tutti gli altri. Tu all'inizio, leggendo la trama, leggendo un po' i primi capitoli, percepisci che c'è un certo tipo di trama. A parte il fatto che ti appassiona l'arte del parrucchiere, del coiffeur, dato che siamo in Francia, tipo a me è venuta tantissimo voglia di imparare tutte le tecniche di parrucchieria, non so se si dice così, però in generale ci sono anche un sacco di sottotematiche, di sottotrame che ti fanno riflettere tanto su alcuni problemi della nostra società che affliggono in particolare gli adolescenti che aspirano a fare lavori che magari non sono il classico avvocato, veterinario, medico e via dicendo, ma sono dei lavori generalmente considerati come di bassa categoria. Mi sento molto empatica in questo senso, perché il mio lavoro è uno di questi, quindi è uno di quelli che vengono considerati secondari, di lusso, fatti per persone che non hanno voglia di studiare. In realtà ogni professione ha un suo percorso di studi molto importante. Questo è un romanzo che secondo me tutti gli adolescenti dovrebbero leggere, soprattutto alle medie, quando devono iniziare a scegliere le scuole superiori da fare in base alle loro attitudini, a quello che gli piace, a quello che vorrebbero fare, perché a livello di romanzo per orientarsi è fantastico, ti fa capire quanto non sia importante accontentare gli altri, accontentare la società diventando l'ennesimo medico, avvocato, bla bla bla, ma che devi seguire le tue aspirazioni, quello che effettivamente ti appassiona, perché solo così potrai avere successo. Molto bello, ho ottenuto ovviamente 5 stelline, sicuramente lo rileggerò più avanti, sicuramente lo rileggerò, perché è stata una lettura scorrevolissima, piacevolissima, molto bella a livello di tematiche, ed è un libro che assolutamente consiglio appunto alla fascia d'età, diciamo dagli 11 ai 15 anni, anche come stile. Con le letture concluse, diciamo che ho finito, ho in lettura Oltre le porte del tempo di Brian Weiss. Non mi soffermo ulteriormente perché di questo autore vi ho già parlato dei precedenti 2 saggi. Sto notando che questo, rispetto agli altri 2, oltre a fare un po' una specie di riassunto di quello che è stato detto nei precedenti 2 volumi, ti dà anche delle chiavi pratiche per usufruire dell'ipnosi regressiva. Non sono ancora arrivata a questo punto, però da quello che ho capito sfogliandolo velocemente è così, quindi io per ora non mi esprimo. Passiamo alla TBR di febbraio, moderata, nel senso che alcuni libri li rivedrete rispetto a quelli che vi avevo elencato nella scorsa TBR, perché sono quelli ancora da leggere. Inizialmente avevo pensato di metterli da parte e prenderne altri, ma in realtà mi sono accorta che sono delle letture che voglio fare adesso, quindi le ho lasciati lì e li farò sicuramente. Piccola postilla prima di cominciare, questo mese non sono andata avanti né con It né con l'Odissea. Quando lo farò ve lo dirò, giuro. Primo tra tutti che voglio leggere, perché è il mio compito, Tutti i giorni sono dispari, sempre di Pier Domenico Baccalario. Questo libro lo devo leggere perché appunto, dato che abbiamo solo 2 appuntamenti con il 5 per un autore, mi sono prefissata di leggere un libro al mese di questo autore, il che rende il tutto ancora più scorrevole come progetto. Questo è un romanzo che mi ispira molto come tematiche. C'è una chiave di realismo magico e di fantasy che mi mette un po' di angoscia, perché ho paura che venga sfruttato nella maniera sbagliata, ma mi affascina molto. Temo un pochino che faccia piangere come lettura, quindi cercherò di approcciarmici in un momento in cui ho un mood abbastanza felice, perché non vorrei che mi buttasse giù completamente a livello emotivo.
Spero che non deluda le mie aspettative perché sono piuttosto alte. Un altro libro che devo leggere per un progetto che però sarà a marzo, avrete già intuito di cosa sto parlando, Storia della buonanotte per bambini ribelli 2 di Elena Favilli e Francesca Cavallo. Conoscete tutti benissimo questa serie di raccolte di racconti e appunto questa sarà protagonista, questo volume sarà protagonista del primo appuntamento il 21 marzo dei racconti secondo Joe, quindi andrò a leggere queste storie, queste biografie romanzate e andrò a classificarle a seconda del mio personale indice di gradimento. Sarà un po' difficile perché si tratta di storie vere, quindi io non vorrei denigrare nessun tipo di storia vera, però a livello di interesse mio personale, magari anche secondo le mie passioni, quello che mi empatizza di più con la donna protagonista, farò una sorta di classifica e vi spiegherò le motivazioni per il quale farò questa cosa. Tra l'altro l'avete visto nelle storie di Instagram, questo è un libro che io aspettavo da tantissimo, alla fine me lo sono autoregalata per Natale. Passiamo invece alla ripetizione, quindi andrò molto molto veloce, i libri che ho intenzione di leggere, gli autoconclusivi, i romanzi che ho intenzione di leggere questo mese. La verità è che non gli piace abbastanza di Greg Berendt e Liz Tuccillo. Questo ve l'ho spiegato il mese scorso, è una sorta di manualetto per le storie d'amore che finiscono male, finiscono bene, insomma. È una rilettura, adesso è il momento giusto per rileggerlo. Il Club degli Incompresi di Francisco De Paolo, un altro libro che voglio leggere da tantissimo, che è in libreria da tantissimo tempo e che suppongo sia una lettura leggera, quindi faccio bene secondo me a tenermelo adesso perché sono in lavorazione con un progetto che mi porterà via tantissimo tempo, soprattutto dal pomeriggio alla sera. Quindi io spero di riuscire a leggerlo perché ne ho tanta tanta voglia. Bambi, storia di una vita nel bosco di Felix Salten, anche questo ve ne ho già parlato, sicuramente questo mese mi rivedrò anche Bambi 1 e Bambi 2 perché devo fare un confronto con questo librettino. La ragazza delle arance di Jostein Gaarder, ho scoperto questo mese che Jostein è un maschio e non una femmina, mi sono sempre riferita a questo autore al femminile. Mi dispiace, spero che non si sia offeso, anche questo mi porta ad avere delle aspettative piuttosto alte perché questo autore io l'ho visto tantissimo sulla comunità di Bookstagram e di Booktube, quindi voglio leggerlo, anche questo ce la farò. In corner, giusto per aumentare il numero di libri da leggere, una lettura super leggera, anzi una rilettura super leggera, Romeo e Giulietta di Sonia Leung, che è un manga, quindi ci metterò veramente pochissimo a leggerlo. Spero comunque di riuscire ad aggiungere qualche libro a questo elenco, perché appunto vi vorrei portare dei contenuti nuovi, non sempre gli stessi. Cercherò di organizzare il mio tempo in maniera produttiva, in modo da riuscire piano piano a leggerli tutti. Queste erano le letture che ho intenzione di fare a febbraio. Voi avete letto questi libri? Ce n'è qualcuno che mi volete consigliare in più per le prossime letture? Ce n'è qualcuno che mi incuriosisce di più di cui vorreste vedere una recensione? Qua sotto nei commenti lo spazio è tutto vostro per esprimere la vostra opinione. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto. Se pensate che possa essere utile ai vostri amici, parenti, conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Se volete supportarmi ulteriormente iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani col primo appuntamento del mese con Danza con Gio, che doveva essere oggi ma è slittato domani perché oggi c'era questo, e invece il prossimo wrap up e TBR delle mie letture sarà ovviamente il primo di marzo. Un bacione, ci vediamo alla prossima!